Partecipare a questo progetto ha significato per me mettermi in discussione, perché la proposta del professor Attalino è stata senza dubbio una grande provocazione. Maestro Orizio ha chiesto a mio marito di fare un progetto dentro il festival che possa parlare, no? Il tema di quest'anno, che vite parallele tra Schubert e Beethoven. Il progetto che abbiamo presentato nasce da una serie di conversazioni tra me e il maestro Rattalino. Il punto di partenza era questo, sostanzialmente. L'interprete non deve limitarsi a eseguire ciò che il compositore ha fissato sulla carta, ma deve pensare che la musica inizia dove la carta finisce in qualche modo. Se oggi sono anche un direttore artistico e un didatta, lo devo molto a lui e quindi ho aderito subito con piacere perché da sempre credo che Rattalino sia comunque in anticipo sui tempi.